In Italia si legge pochissimo. Mi verrebbe di dedicare questa giornata a Camilleri e a tutto quello che lui ci ha regalato in questi anni meravigliosi. Invece la Puglia, anche prendendo insegnamento dai grandi scrittori meridionalisti, sta investendo, credo, più che qualunque altra regione italiana nelle biblioteche di comunità. Si tratta di luoghi dove ci si ritrova, si trova ciò che si vuole leggere, ma si ritrovano anche le persone, si ritrovano i comuni, si ritrovano la classe dirigente, ma anche la gente, tra virgolette, qualsiasi, che vuole esprimere l'identità di un territorio attraverso delle scelte culturali. E quindi i 120 milioni di euro che abbiamo investito in questo settore sono una meraviglia per alcuni, ma sono per noi un modo per rendere i pugliesi ancora più straordinari, perché noi siamo già un popolo incredibile che è riuscito dal nulla, senza risorse naturali, senza acqua, a mettere in piedi una delle regioni più attrattive del mondo. In questo momento siamo invidiati da tutto il mondo, stiamo ottenendo investimenti industriali e turistici incredibili, siamo anche quest'anno la regione numero uno in Italia per il turismo, ma è evidente che per essere attrattivi bisogna parlare con le persone e bisogna avere qualche cosa da dire, e non c'è niente di meglio, se vuoi avere qualche cosa da dire, che leggere. Presidente, uno sguardo.